conversione a Dio con tutto il cuore, ecco la meta di 40 giorni di Quaresima, ma che sia autentica davvero, senza ipocrisie, il Papa ammonisce dal Colle Romano dell'Aventino, dove sale anche lui sul far del tramonto a farsi segnare la testa di cenere. Una tradizione illustre, sebbene un po' in disuso, le cosiddette stazioni quaresimali romane, quotidiane preghiere in preparazione alla Pasqua sui luoghi che fanno memoria dei martiri di Roma antica, ad iniziare da Santa Sabina il mercoledì delle ceneri. Francesco prende spunto dalle letture del giorno, dalla ruggine del formalismo esteriore, lo chiama, con cui gli ipocriti di ieri e di oggi fanno l'elemosina, pregano, digiunano. Quando si compie qualcosa di buono, quasi istintivamente nasce in noi il desiderio di essere stimati e ammirati per questa buona azione, per ricavarne una soddisfazione. Chiediamo semmai il dono delle lacrime, Francesco suggerisce, anziché ostentare le nostre penitenze. Sapete, fratelli, che gli ipocriti non sanno piangere. Hanno dimenticato come si piange. Non chiedono il dono delle lacrime. È quel che ricorda il celebrante imponendo la cenere sul capo dei fedeli. Siamo tutti limitati, peccatori, bisognosi di una conversione non superficiale, ma che tocchi ogni nostro sentimento, scelta, atteggiamento. Tutto questo sforzo non può essere solo opera dell'uomo, perciò esorta il Papa, affidiamoci a Lui, che mai si stanca di avere misericordia di noi.